Hello, Bernacchia, mentre comincia in questo momento l'incontro, Tonietta centrale assistito da Mazzoni e Privitera sulle fasce. 4-3-3 anche per il portamano, dicevamo, intanto Mazzoni prova subito il tiro, attenzione, ed è un grande gol di Giovanni Mazzoni, subito in vantaggio l'Arignanese con un destro clamoroso di Giovanni Mazzoni al terzo minuto, che coglie clamorosamente di sorpresa Compagnoni, già indirizzata dalle parti della formazione. Ligori probabilmente farà la solita finta, parte Chiarelli col suo sinistro, la palla tesa, centro area, il colpo di testa buono di Santini, che però mette di Vitera attaccato da Gori, rischia qualcosa, poi è Bettini che prova l'imbucata dentro per Mazzoni, la palla è buona, attenzione Mazzoni, solo davanti al portiere, Compagnoni in qualche modo riesce a respingere la conclusione. Col suo mancino, in area di rigore c'è Ciolli, c'è Conti, palla dentro, attenzione per Santini che prova a girare, poi contratta un avversario, la deviazione ed è calcio di rigore, il fallo di mano di Leo che viene anche ammonito. Altra possibile svolta del match con il tiro. La palla Ciolli, il suo destro contro Burzali, parte Ciolli, la palla in rete, finisce la palla in rete 1-1, quindi fra Arignanese e Porta Romana. Il direttore di gara Pratese, ecco rinvio di Burzali sul pressing di Niccolò Chiarelli, arriva adesso il duplice fischio di Piazzini di Prato, finisce 1-1 fra Arignanese e Porta Romana questa finale playoff a livello del primo tempo. Ci sentiamo per il secondo tempo, linea alla regia. Il primo tempo da un'uscita a valanga di Compagnoni, comincia in questo momento la ripresa, cerca di uscire di forza dalla propria difesa, De Innocente o Capeprivitera che di prima cerca l'imbucata per Mazzoni, la palla era buona, poi Rigoli va a caccia del pallone, subisce anche fallo e c'è il cartellino giallo per Pomo che è già ammonito. Espulso quindi Pomo, arriva l'espulsione di Pomo al terzo minuto del secondo tempo, era già ammonito, va a protestare Ciolli, ha dato un po' ritmi visto che è in inferiorità numerica, deve quindi dosare le energie, ecco Mazzoni il destro, il tuffo plastico di Compagnoni. Si lotta sulla tre quarti, recupera il pallone di Porta Romana, poi tocco per Ciolli, attenzione al contropiede degli arancioneri. Ciolli vince un contrasto, a palla dentro per Chiarelli, attenzione Chiarelli, può entrare in area, il sinistro di Chiarelli, la palla sul fondo, lampo del Porta Romana al 25esimo. Nell'extra time, tanto Privitera si complica la vita, riesce però a toccare per Bindi, Bindi dentro per Mazzoni, colpo di testa di Mazzoni ed è un grande gol di Mazzoni, ed è un grande gol di Mazzoni che di testa ha superato Torrini, ha messo la palla, il colpo di testa di Giovanni Mazzoni, non ci stancheremo mai di dirlo, giocatore dalle qualità. Con Mazzoni che si autocomplimenta per questo gol della Serie D. Porta Romana che deve riprovarci l'anno prossimo. Arriva ora il triplice fischio di Piazzini di Prato. Arignanese batte Porta Romana 2-1 e può cominciare la festa dei biancoverdi valdannesi. È davvero tutto qui dal Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Anche per le riprese di Francesco Pacitto. Un saluto e un ringraziamento da Andrea Labate. A presto sugli schermi di TV Prato.